Level d'orso, l'ergastolo ostativo, a che punto siamo? Domani ci dovrebbe essere una nuova capigruppo in Senato, lei che scenari prevede? Allora, intanto la lotta alle mafie sarà sempre la priorità per il Movimento 5 Stelle. Tanto è vero che sia ieri che oggi la nostra capogruppo in Senato ha chiesto la calendarizzazione in aula della proposta di legge sull'ergastolo ostativo già approvata alla Camera lo scorso 31 di marzo. Ebbene, non possiamo permettere infatti che si crei un vuoto normativo rispetto alla data dell'8 novembre, che è la data ultima che è stata, diciamo, assegnata al Parlamento dalla Corte Costituzionale, vuoto normativo che potrebbe consentire a boss mafiosi che non hanno mai collaborato con la giustizia di accedere ai benefici penitenziari. Proprio per scongiurare questo rischio abbiamo approvato già alla Camera quella proposta di legge e noi insisteremo ancora affinché venga esaminata nell'aula del Senato. Ancora il tempo c'è, è una questione soltanto di responsabilità e di volontà politica, per cui io colgo l'occasione anzi per fare appello a tutte le forze politiche affinché si uniscano alla richiesta forte del Movimento 5 Stelle e portino ad approvazione definitiva entro la fine della legislatura questo provvedimento fondamentale.